Salve a tutti, sono Salvatore Caputo e benvenuto nel mio canale YouTube. Se ancora non l'hai fatto, lascia un mi piace e iscriviti. Allora, quello che vedete dietro sono i due poster, i manubri, la power, che da oggi in poi questa sarà il mio studio dove andrò a fare i video. Perciò fatemi sapere se vi piace, ovviamente mi interessa il vostro feedback. Perciò scrivetelo nei commenti. Questo sarà il mio studio dove andrò a fare i video normali come oggi, visto che non mi sto allenando, e poi andrò a fare i video ovviamente quando quelli che vedete sul mio canale dove mi alleno e altro ovviamente. Allora, di cosa volevo parlare oggi? Comunque, ricevo tanti messaggi, a parte comunque di tanta gente che mi scrive cosa la gente può andare a prendere come integratori o altro, però oggi non è di questo che volevo parlare, ma di volevo solamente dire tre cause per cui non si cresce muscolarmente, perché la gente ovviamente mi manda messaggi perché dopo tanti mesi o anni non cresco o non riesco a raggiungere questi risultati. Allora, delle cause che tre cause andrò solamente a dire. Allora, che sono comunque molto importanti. La prima causa che influisce sulla crescita muscolare può essere appunto, no, può essere, è anche la qualità della vita. Qualità della vita, ovviamente, bisogna capire perché non si cresce. Qualità della vita, per esempio, come lo stress. Lo stress è una delle cause per cui non si può crescere. Dipende appunto sempre dal soggetto, per esempio. Lo stress della vita quotidiana, o infatti quello che consiglio sempre io è quello di meditare. Meditare, ci sono anche tecniche di meditazione, tecniche di respirazione che permettono appunto di rilassarsi il più possibile, perché comunque nella vita di oggi vuoi non vuoi, o dal traffico, o al lavoro, o anche in famiglia, siamo sempre pieni di stress. Però ci sono delle tecniche che portano alla meditazione e ad avere uno stato più tranquillo e più rilassato. Seconda causa, la qualità del sonno, ovvero questa può essere una causa che influisce sulla crescita muscolare perché molta gente non dorme bene la notte. Per esempio, un altro video da sfatare è per esempio di dormire 8 ore per forza per crescere muscolarmente, no. Io per esempio ne dormo 6-7 e comunque mi trovo abbastanza bene. La qualità del sonno, l'importante è non svegliarsi tante volte durante la notte. Abbiamo detto stress, qualità del sonno e soprattutto l'ultimo che andrò a dire, quello importante, è l'alimentazione. Terza causa che influisce sulla crescita muscolare è l'alimentazione. Molte persone pensano di fare una dieta sana, ma in realtà non fanno una dieta sana e non riescono neanche a raggiungere le quote, per esempio, di proteine e carboidrati che dovrebbero andare a mangiare giornalmente, che per questo magari non mette appunto massa muscolare. Poi comunque bisogna capire anche se il soggetto riesce comunque ad assimilare quello che mangia, perché comunque vanno anche fatti, non dico sempre, ma anche per esempio io una volta o due volte all'anno faccio dei digiuni e quello serve davvero tanto. Queste possono essere ovviamente le tre cause, però ovviamente c'è un mondo. Io oggi ho voluto solamente dare e informarvi su quali potrebbero essere le tre cause per cui uno non cresce muscolarmente. E niente, qua il video è terminato, poi ovviamente in futuro andrò a mettere altri video e fare altri video. Ovviamente voi fatemelo sapere sempre nei commenti di cosa ne pensate, che tipi di problemi avete. E ovviamente ho contatti TikTok, Facebook e Instagram, perciò per qualsiasi cosa mi potete contattare lì o io rispondo comunque a tutti. Niente, il video è terminato. Con questo vi auguro un buon pomeriggio. Un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!